La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it. Con la dottoressa Caterina Vetro, che è una psicologa, io siccome ho fatto parte di tanti progetti e sinceramente ho visto soldi sparire da tutte le parti, mi sono rotto il cazzo. E allora, siccome Caterina è anni che fa, che lavora per questi progetti, così, gli ho detto: facciamo un progetto nostro, che ce lo gestiamo noi, tu gestisci la parte tecnica, i soldi li trovo io, li procuro io. E abbiamo cominciato un anno fa. Ho fatto tre concerti grossi, dove fortunatamente gli artisti, quelli grossi, quando li chiamo vengono. Sicuramente non Vasco Rossi, Ligabue, quella gente lì secondo me gli ha fatto un cazzo proprio, di niente e di nessuno. E intanto il progetto Rainbow Belize, per chi volesse, rainbowbelize.org. Se andate sul Facebook, ci sono già Caterina lì che stiamo costruendo una scuola di musica, le cassettine per i bambini. Trovate tutto e di più lì sopra di quello che stiamo facendo, con poco, perché poi alla fine ho raccolto poco. Però la cosa bella è che anche con poco lì si può fare tanto. E quello che mi fa incazzare è che se gente come Ramazzotti, Giovanotti, Ligabue, tutta questa gente che c'ha i miliardi su per il culo, che non sa dove più mettermi, mettessero il 10% di quei soldi che hanno in banca, potrebbero salvare tutti questi bambini del Sud America, secondo me. Questo mi fa incazzare veramente. Quindi anche... A proposito di questo progetto, adesso a gennaio ci sposteremo in Cambogia per una scuola e continuiamo. Con il nostro piccolo cercheremo di fare quello che si può. Ok, quindi anche il lato giustamente umanitario, ovviamente la musica può salvare diverse vite, insomma. Sicuramente, chiunque ha la possibilità di dare dei messaggi, ha la possibilità di dare dei soldi, di raccogliere dei soldi, dei personaggi che poi lo devono fare, perché sennò sono delle merde. Se non lo fate siete dei pezzi di merda, siete. Ed è giusto che la comunicazione di questo tipo venga fatta proprio da personaggi come voi, che siete giustamente in vista e che siete sicuramente, siete alla fine un esempio per i giovani, insomma, per le nuove generazioni e tutto. Io ho fatto quest'anno tre concerti per il primo l'ho fatto, è venuto Caparezza, Rezofonica, eccetera. Il secondo l'ho fatto a Codroi, a Lonca di Codroi, un po', dove sono venuti J27, stasera siamo a Borderline, che è la loro casa proprio. È venuto Tolo Marton. E l'ultimo l'ho fatto a Milano, a Rock on the Road, quando è stato, due mesi fa, ottobre. È venuto Eric Ruggeri, Vibrazioni, Lombroso, Laura, Omar Pedrini. Un bel gruppetto. Sì. E continuerò a farli. Io adesso il 26 mi fermo col tour. A gennaio sono in studio per il disco nuovo. E sicuramente i primi di febbraio organizzerò un altro concerto per la Cambogia. Vai avanti, insomma, non ti fermi. No, chi si ferma? Chi si ferma è perduto. La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it.